Luci e ombre alla notizia del prossimo avvio dei lavori del lotto della Pedemontana che dovrebbe realizzare il collegamento tra San Giorgio Morgeto e Cinquefrondi. Sono questi gli elementi che hanno animato l'uscita congiunta dell'Associazione Socioculturale Laboratorio Società Civile e del Comitato Unitario di Base che riunisce i paesi di Cittanova, Cinquefrondi e San Giorgio Morgeto, rappresentati rispettivamente da Armando Foci e Aldo Polisena, in merito alla storia di una progettazione che affonda le sue radici negli anni Ottanta e che alterne vicende avrebbero consegnato alla storia delle eterne incompiute fino alla quasi resurrezione avvenuta con la pubblicazione del bando del 2014 e della successiva gara d'appalto che ha consegnato, dopo l'espletamento burocratico, finalmente l'esecuzione dei lavori alla ditta aggiudicatrice per un totale di 21 milioni di euro. Di per sé una buona notizia, lavori che dovrebbero anche contribuire, secondo i firmatari, a risollevare l'asfittica economia della piana di Gioia Tauro e in particolare dei paesi più vicini al cantiere, dopo anni di sostanziale incertezza. A fare il paio con la soddisfazione per la cantierizzazione dei lavori, però, sono le considerazioni di natura tecnico-economica che gli esponenti non hanno mancato di evidenziare circa gli aspetti negativi di un progetto che va in direzione opposta alla costruzione di un'opera che tenga conto della sostenibilità e dell'impatto ambientale, al passo coi tempi e funzionale alle nuove esigenze di mobilità che ormai l'uso dei mezzi alternativi. E qui le note dolenti, in quanto non vi è nessun collegamento diretto, questo è paradossale, con la trasversale Ionio-Tirreno, né con lo svincolo di Cinquefrondi direzione Rosarno. La Pedemontana nasce con questo spirito, rompere l'isolamento dei paesi dell'entroterra pianigiano, ma i paradossi non finiscono qui perché non vi sarà nessuna previsione di realizzazione sul tracciato di una pista ciclabile e ben quattro svincoli, di cui addirittura due nel comune di San Giorgio Morgeto hanno fatto storcere il naso ai rappresentanti delle due associazioni che hanno preannunciato di volersi interfacciare per la discussione di tali problematiche, ma anche per il totale disinteresse dell'ex ente della provincia in merito all'annosa questione delle espropriazioni con i rappresentanti della nuova città metropolitana, affinché venga realizzata, concludono Polisena e Foci, anche con varianti in corso d'opera senza pregiudicare tempi e costi di completamento. Un'infrastruttura moderna e utile allo sviluppo del territorio nel rispetto del diritto ad avere un ambiente sano ed accogliente per le opportunità di sviluppo.